Della Fiat 500 non rimangono che brandelli di lamiera. Il terribile scontro poco prima delle 13 a perdere la vita Luca Beggiato, 52 anni. Lo schianto lungo la provinciale Berica in via San Giovanni all'altezza dell'incrocio con via Cappellare. Lui è uscito e ho detto: dove va questo pazzo? Ho detto, e non l'abbiamo più visto perché lui volava e abbiamo fatto le curve e ci siamo trovati in incidente. La macchina era appena scoppiata. Basta, siamo i primi arrivati, tutto lì. Siamo fermati per prestare soccorso, ma io ho visto che era morto, presumo, perché non si muoveva. L'auto esce dalla curva, mentre dalla direzione opposta arriva il camion. Pochi istanti e si scatena l'inferno. L'impatto è violentissimo, nonostante la frenata interminabile sul ciglio della strada del camionista. È venuto su forte e poi era smandato, ha fatto testa a coda e lui veniva giù da Rogiano e l'ha preso in pieno. Nonostante i soccorsi e l'arrivo dell'elicottero, è stato impossibile strappare alla morte Luca Beggiato. Sul posto, polizia locale, Unione dei Comuni, Basso Vicentino. La provinciale è stata chiusa al traffico per 6 chilometri, dall'incrocio di Oggiano con Bagliona fino al centro di Sossano. In paese la notizia ha suscitato dolore fin da subito. Luca Beggiato, stimato e ben voluto da tutti, era originario di Agugliaro, dove abitano i genitori, il fratello e la sorella. Da anni viveva a Sossano. Con la moglie Paola aveva avviato l'agenzia immobiliare Berica e avevano da poco adottato una bambina. Un passato da calciatore di talento anche nelle giovanili del Vicenza e nell'associazione amatori calcio a 5. Su Facebook scorrono oggi parole di sgomento dei tanti amici, mentre in paese c'è chi nel silenzio lascia parlare il gesto semplice di un mazzo di fiori da affidare alla moglie, Paola. La porta dell'agenzia si apre, accanto allo strazio della perdita entra l'affetto di quanti amavano Luca.